Vai, ci inventiamo una canzone. Io scelgo un pianoforte. Un po' di effetti. Tipo che faccia così. Perfetto, quindi registriamo. Perfetto, il loop è questo. Vediamo una quantizzata, vediamo un attimo. Aspetta, che mettiamo in click, perché fuori click. No, registrato in click, pirla io. Passiamola un po', mettiamola magari a 128. Ok. Ok, il loop è sempre questo. Aggiungiamo, facciamo un po' di battute, quattro battute. Poi apriamo, facciamo un clone, sempre con un pianoforte che magari fa qualche melodia sotto. Proviamo un po'. Proprio ce la inventiamo, pattern 2. Ok, mettiamo in rec, ci spostiamo qua, proprio una roba inventata. Poi magari sicuramente diventa dance, boom 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 boom, una roba un po' EDM. Ok, quindi proviamo un po', un attimo. Thank you.
ce la inventiamo adesso un momento, siamo sul pattern 3, pattern 2. Ok, mettiamo in rec, tanto è breve, vediamo un po' di trovare le giuste note che ci stiano dentro, che sia un po' melodico, poi gli metteremo un lead che seguirà il pianoforte e gli diamo quel tocco di elettronica. Funziona. Playlist. Poi duplichiamo CTRL più A, facciamo CTRL più C, e poi cloniamo oppure apriamo un altro Nexus, ma stessa cosa. Andiamo a scegliere un lead. Mi sembra carino. Andiamo sul pattern 3, facciamo CTRL V. Ci possiamo mettere un tappeto volante, sempre con il Nexus, o magari un gate, sai, magari minimal house, vediamo un po' se ci sono degli arpeggi, se ci sono delle sequenze, sentiamo un po'. Però è mono. Non è male come basso, ma mettiamoci un lead, un tappeto, ci mettiamo un tappeto con tutti FX, Epic Pad, vediamo un po'. Suona. Manco si sente. Thank you.
piace molto. Questo può anche andar bene. Vediamo come suona con qualche loop. Vediamo come suona con qualche loop già fatto, ovviamente. Già subito come suona, vediamo un po'. Lo assegniamo magari qua. Downfield. Magari lo allunghiamo un po'. Questo lo duplichiamo. Ecco, lo duplichiamo. Ctrl più V. Scusa, Ctrl più C. Poi Ctrl più V. E lo alziamo a F8.
Tipo io qua mi abbasso perché non sono un fenomeno, quindi mi abbasso un attimo magari a 100 e faccio sto. Ah no, non viene, non viene, non viene, non viene, non viene. Vabbè, cercherò di fare il fenomeno. Quindi mettiamo il basso, lo registriamo sul pattern vuoto. Ok, sul 4. Possiamo fare due take, uno che fa così. E poi è un altro che fa. Dai, proviamo a vedere. Poi l'aggiustiamo, va. Ok, finito. Vediamo come si sente. Alto, control più L, control più A e lo abbassiamo a F7. We'll be right back.
mi ha segnato questo. Pattern 1. Sì, sul pattern 1 l'abbiamo segnato. Sarebbe un po' da dargli una compressorata. Dammi un compressore qua. Dammi un compressore, fallo di compresso. Gli alziamo un po' il gain. Si ya fa carica. È troppo alto. Ah, ma no, non devo metterglielo qua. Glielo metto sullo stesso canale, per forza. No, lo sposto qua io. E qua gli metto il compressore. Effetti, un po' di impatto che arriva qua. Magari salta qua. Che lo assegniamo immediatamente. Ctrl L. Di vocal. Altissimo. Lo assegniamo al 5. Poi dal pattern 4, che c'è il basso. Sempre con il basso facciamo quello che dicevo prima. Quindi tutto 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 tutto. Vediamo un po' se ce la faccio a farlo. Magari mi metto in rec senza la playlist, senza sentire la playlist, che magari già faccio. Ecco, vedi, intanto posso già abbassarlo a 110. Così non influisce sulla playlist, e intanto.
Perfetto, dovrebbe essere abbastanza in click. Sai che fa qua? Aspetta, che t'arrangio io. Ma si può anche andare bene così, dai. Sentiamolo un po'. Me li metto a 128. Voilà. Piattini però. Ci vanno i piattini qua. Tipo questi, proviamo. Diamo un attimo un canale, perché in preascolto sono tutti bassi, quando poi li metti sulla playlist sono tutti altissimi. Ma vediamo come stiamo a clip statistic. No, aspetta, meter. Va un po' in clip. Poi qua gli facciamo entrare un lead. Quindi cloniamo un altro Nexus. Gli cambiamo il preset. Vediamo se ne troviamo uno. House Ensemble. Un pad ci vuole, un pad. Single layers, anche single layer sequence, vediamo un po' come suona. Va, poi ci mettiamo, magari mettiamo un filtro. Perfetto, arriva poi alla fine. Thank you.
mettiamo un accordo. Perfetto, può anche bastare così. Naturalmente li ho fatti sullo stesso pattern, quindi mi copio questo, CTRL A, poi faccio CTRL C, lo cancello, vado sul pattern 6, CTRL V, poi gli do un canale, quindi quando arriva qua poi dov'è? Dove sta? Pattern 3. Ah sì, ok, Nexus 5, perfetto. Allora, 4, il 5. Poi sarebbe questo. E glielo buttiamo. No, sul 6, eccolo qua, il 6 che arriva qua. Battute, lo facciamo da 8. Allora, intanto questo lo spostiamo fino all'inizio, lo quantizziamo anche se non è molto il caso. Allora lo facciamo finire tutto in battuta. E magari lo cambiamo, sentiamo le altre. Chiudiamo tutto qua, snare, synth, ci fa un crash. Inizia. Poi rinizia. Sì, può riniziare di qua. Allora duplichiamo. Quindi rinizia qua. Il crash. We'll be right back.
ci possiamo mettere un filtro sulla base, quindi qui sul vec mettiamo un filtro fruity filter, o anche volendo un parametrico. Perfetto. Ecco, magari l'automazione gliela facciamo da qua fino a qua, che si abbassa. Poi quando arriva alla fine, togliamo qua lo step, così lo faccio lineare. Poi qua arriva al limite e ritorna di nuovo normale, quindi boom boom boom. Quindi poi sentiamo dall'inizio, magari senza questi, con questi. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, togliamo il filtro qua dalle automazioni, via sto filtro, gli mettiamo un parametrico, quindi il quinto canale, qua gli mettiamo un parametrico anziché il filtro e gli facciamo fare il parametrico con il taglio 40 Hz con il tipo di forma low pass. Perfetto, però gliene metto un altro di parametrico, così gli taglio. Ecco, gli taglio da qua, per esempio. Thank you.
da qua, quindi sulla frequenza, automazione, perfetto, quindi parte qua, arriva qua, quando arriva qua finisce. Qua quando c'è questa, anche qua anche un right non sta male, eh? Pattern 7 che dovrebbe essere vuoto, infatti. Sta male un ride, fargli un reverse come viene. Che lo allunghiamo e lo mettiamo in reverse, vediamo come viene. No, non di qua, di qua diamogli un routing sul master.
Vediamo come funziona. Ragazzi, questa è l'idea. Se qualcuno vuole il progetto, glielo mando, gli faccio uno zip con file export e zip loop package, glielo mando e voi se volete lo continuate. Invece se ritenete che faccia cacare, mi direte: guarda, sto pezzo fa schifo, ditelo proprio sinceramente, guarda, datti all'ittica, vai a vendere il pesce, per dire, no? Comunque non mi sembra male, ecco, come sapete, no, che io invento sempre sul momento, ecco. Quindi io vi lascio liberi di potermi chiedere il progetto, io ve lo mando tramite mail. Ciao ragazzi, vi saluto e grazie di avermi seguito. Un baciozzo e arrivederci.